Esperienza facile. Vai nell'isola più a sinistra dello schermo, chiamata l'isola più vicina all'inferno. Troverai creature difficilissime da sconfiggere, ma per ognuna di esse otterrai dai 3.000 ai 4.000 punti esperienza. Console PlayStation spente per un po'. Adesso vi dovete distrarre. Liberate la mente e concentratevi sul folle mondo del web e sui folli amanti dei videogiochi che lo affollano con siti di ogni tipo. Sicuramente nell'Olimpo dei giochi più amati di ogni tempo un posto d'onore spetta Final Fantasy, giunto ormai all'edizione numero 10, in arrivo sul mercato fra qualche mese, e celebrato come Tomb Raider con un film hollywoodiano proprio quest'anno. Grazie all'uscita del film nelle sale sono stati messi in commercio gadget di ogni tipo. Il sito ufficiale finalfantasy.com è linkato ad uno store dove potrete acquistare il classico merchandising. Ma anche stavolta, a parte le solite cose, vi voglio segnalare un oggetto davvero esclusivo. Avete presente Aki Ross, la protagonista del film? E quell'orologio pazzesco che ha il polso capace di segnalare ovunque la presenza di forme di vita? Bene, adesso potete indossarlo anche voi. Ovviamente l'orologio che potete trovare in commercio non vi segnalerà la presenza di strane forme di vita aliene. In compenso avrete a disposizione un calendario e 4 diversi fusi orari. A creare questo gioiellino ci ha pensato la Seiko ed è già molto diffuso in Giappone. Pertanto, se volete farvi un regalo e vi avanzano circa 400.000 lire, potete sempre provare ad ordinarlo online, collegandovi al sito seikowatches.com. L'idea di base di questo gruppo inglese è stata quella di prendere un successo di Michael Jackson e di farne una cover, magari sperando di ottenere lo stesso risultato. Per la promozione di Smooth Criminal, gli Alien Ten Fat però hanno avuto un'idea originale: realizzare un videogame comodamente scaricabile online dal sito polydor.co.uk/AAF. Il gioco in questione si chiama Wacko Monkey Pac-Man ed il nome non è un caso. Si tratta infatti di una nuova versione del caro buon vecchio Pac-Man. Insomma, fra una cover di Jack e un restyling del classico Pac-Man, sembra proprio che gli Alien Ten Fat vogliano fare breccia nei nostri cuori. Per restare in tema di grandi classici, direi che è il caso di spendere due paroline su Sonic the Hedgehog, un po' il simbolo della siga. No, non ci credo, non è proprio possibile che non sappiate di chi sto parlando. Sonic è il porcospino animato più famoso di tutto il globo, e non soltanto per tutti i giochi realizzati per le diverse piattaforme dalla siga. In Giappone impazza una vera e propria Sonic mania, ed è per questo che la siga si sta dando da fare per realizzare una versione di Sonic giocabile su cellulari con tecnologia iMode, naturalmente già molto diffusa in Giappone. E se poi volete sempre avere Sonic con voi, ecco la Visa Mastercard, la carta di credito in edizione limitata, naturalmente solo per veri collezionisti. Non c'è dato sapere se tutto questo arriverà anche sul mercato italiano. In compenso vi posso segnalare un ottimo sito nostrano dedicato a Sonic. Si chiama Sonic Eye ed è un vero e proprio portale da cui potete scaricare demo, screensaver e troverete molte info sempre aggiornate. Interessante poi la zona link che vi farà sicuramente risparmiare un sacco di tempo. E anche stavolta io mi disconnetto.